Questo programma è presentato da Manzotti Automobili, le tue concessionarie Citroën e Suzuki a Ponte nelle Alpi. Buongiorno e ben ritrovati per la seconda puntata della Scuola di Estetica di Sedico. Il nostro viaggio è iniziato con la presentazione del trucco, oggi proseguiamo invece con un altro trattamento estetico, anche qui che incuriosisce particolarmente la clientela delle più giovani. Stiamo parlando del manicure e l'insegnante Mara Mazzavilla ci accompagnerà nel viaggio e ci spiegherà soprattutto il perché prenderci cura delle mani, del segnale che vogliamo dare quando delle mani ce ne vogliamo prendere cura, attraverso il manicure, attraverso la decorazione e la ricostruzione delle unghie. Perché è importante avere cura delle mani? La mano è il nostro biglietto da visita in tutti i sensi, perché quando ci presentiamo la mano è la prima cosa che noi diamo, quindi è importante mantenerla in buono stato. Cura il tuo corpo e il tuo corpo avrà cura di te. Quindi si parte da un'idratazione, da una protezione, quindi utilizzare sempre dei prodotti idratanti per la mano, soprattutto con un filtro di protezione anche per evitare le macchie. L'idratazione è molto importante perché è la prima causa dell'invecchiamento cutaneo, non solo per la mano ma anche per tutto il corpo. In questo caso ci sono dei trattamenti specifici come la paraffina, che adesso è un po' meno utilizzata, però è un ottimo idratante che agisce per occlusione, quindi facendo penetrare meglio tutti i prodotti che si applicheranno dopo in seguito o anche prima, tipo un siero o una crema. A volte le unghie si spezzano o sfaldano. I motivi sono diversi. Una alimentazione non corretta, la tipologia di lavoro o ancora una predisposizione. In ogni caso è bene evitare di accorciarle con le forbici ed è preferibile utilizzare delle lime di cartone. La cuticola va spinta perché è una protezione e quindi è corretto rimuovere solo la parte secca più alta. Parliamo di smalti. Lo smalto non è dannoso, certo come tutte le cose bisogna utilizzare dei prodotti di buona qualità e soprattutto se gli smalti sono molto colorati utilizzare sempre una base trasparente che non è assolutamente uno smalto trasparente perché le composizioni sono diverse, quindi applicare una base filler, quindi fa un effetto di riempimento, quindi mi protegge di più l'unghia, perché altrimenti lo smalto colorato può ingiallirmi l'unghia. Ovviamente non eccedere, perché soprattutto l'utilizzo dell'acetone mi disidrata troppo l'unghia, quindi può crearmi dei danni, quindi attenzione all'utilizzo smodato. Manzotti Automobili, a Castelfranco, Conegliano, Cittadella, Schio e Ponte nelle Alpi. Parliamo ancora delle unghie. Altri metodi per abbellirle? Abbiamo semipermanenti e unghie in gel o acrilati. Il semipermanente è una via di mezzo tra lo smalto classico e il gel, quindi ha una durata che varia dalle due o tre settimane. Ovviamente dipende dal tipo di lavoro che un soggetto fa, perché potrebbe sbeccarsi. Il gel invece è un po' più invasivo, quindi richiede più manutenzione, soprattutto può danneggiare di più l'unghia, perché comunque bisogna sgrassarla molto bene prima di applicare questi acrilici, questi gel, e di conseguenza durano di più, perché possono durare anche un mese, però possono danneggiare di più l'unghia e possono creare delle reazioni allergiche, soprattutto se entrano in contatto con la pelle o con la cuticola, quindi bisogna fare molta attenzione. Sono dei prodotti fotoindurenti, quindi la polimerizzazione, che è questa reazione chimica, avviene attraverso l'applicazione di questi smalti e posta la mano all'interno delle lampade a raggi UV, con delle lampade UV o a LED, che quindi hanno questo effetto di riscaldamento e quindi attivano questa reazione chimica, per cui lo smalto si indurisce e quindi dura più a lungo.
Normalmente si consiglia di utilizzare uno smalto che faccia pandan con rossetto, però la moda è talmente varia che ci si può sbizzarrire anche con varie colorazioni, anche se non sono perfettamente coordinate. Però per un gusto particolare o di classe è sempre meglio fare l'abbinata dello smalto con rossetto o l'accessorio. Questo programma è stato presentato da Manzotti Automobili, le tue concessionarie Citroën e Suzuki a Ponte nelle Alpi.